Interessante derby della bassa Atesina, quello che va in scena domenica ad Appiano, dove arriva un Egna scivolato al quarto posto in classifica a sfidare i Pirati reduci da due successi consecutivi. I gialloblu negli ultimi giorni sono stati protagonisti del mercato, trovando un accordo con il difensore Jaroslav Spelda e l'attaccante Steven Kay. A salutare la truppa di Mike Ellis sono stati invece George Alkidis e Nick Deschnet, il quale è comunque regolarmente sul ghiaccio e rimarrà in Italia accasandosi a Renon. Nessun botto di mercato in casa Egna, ma la consapevolezza di mezzi importanti che hanno permesso agli uomini di Robert Wilson di imporsi per 7-2 nell'ultimo scontro diretto con l'Appiano. Sono gli ospiti ad iniziare meglio la sfida, Gil Mozzi suggerisce per Patrick Zambaldi, che fa tutto bene, si libera la battuta ma non inquadra lo specchio con il suo diagonale. Poco dopo l'Egna passa a condurre con Dominic Perna, che insacca dopo l'ingaggio. Tobias Ebner, nel tentativo di suggerire un compagno, favorisce il numero 4 avversario, che non perdona Demez al 5-07. Ancora ospiti pericolosi anche dopo la realizzazione. Errore di Andreas Pichler, che favorisce il contropiede di Dominic Perna, il quale in questa circostanza non riesce a beffare l'estremo difensore avversario. I padroni di casa tornano in partita in situazione di power play. Pichler serve a centropista Deschnet, il quale conclude trovando la risposta del portiere, ma sul rebound è il più lesto di tutti e va ad insaccare. Nel giorno dell'addio Deschnet va in rete pareggiando i conti al 10-30 con Hannes Walter in panca puniti. L'Egna in ogni caso torna a farsi sotto. Perna libera Gil Mozzi, il cui tiro non trova fortuna. Pelletier riceve sulla blu e conclude trovando la papera di Demez. Al 13-34 la formazione ospite torna in vantaggio e lo fa con il terzino canadese Steve Pelletier all'ottavo gol della sua stagione, grave comunque l'errore di Demez. Non si arresta la pressione di Bertignol e compagni. Dominic Perna da dietro porta in becca Adam Calder, la cui battuta a colpo sicuro viene respinta da Demez. Prima della sosta l'Egna passa ancora e lo fa in inferiorità. Perna recupera nel terzo di difesa e lancia Calder, il quale nell'uno contro uno non fallisce. Al 17-19 la formazione ospite vola a quota 3 e lo fa con Adam Calder, che realizza il suo 11° gol stagionale. L'Appiano risponde dopo qualche secondo. Campbell lancia nello spazio Nick Deschenet, che però non insacca, stoppato dall'intervento di Martin Rizzi. Al termine della frazione Egna saldamente e meritatamente in vantaggio. In avvio di secondo tempo l'Egna passa per la quarta volta sfruttando un doppio power play out Hannes Hofer e David Gorfer. Disco da Pelletier a Aikinen, che di prima mette dentro. Al 24-09 arriva anche la rete del terzino finlandese, che fredda Demez per la quarta volta in serata. Per il difensore si tratta del 7° gol stagionale. Egna, Maidomo, Calder per Donati, il cui tiro deviato finisce ancora dalle parti di Calder, che non infila, contrastato dalla difesa avversaria. Sull'altro fronte si registra la prima reazione con Anton Bernard, che imbecca Peter Campbell, il cui tiro viene respinto con qualche affanno da Martin Rizzi. Nuovi pericoli però per la gabbia dei Pirati in incursione di Perna, poi disco buono per Adam Calder, la cui conclusione viene deviata da Mark Demez. In situazione di power play l'Egna passerebbe ancora. Donati recupera su una conclusione da fuori, riesce a servire fortunosamente Pelletier, che appoggia in rete. Per il direttore di gara però l'azione è irregolare per uomo in area. Non si arresta la pressione ospite con l'uomo in più. Prima della seconda sosta, chance colossale per Enrico Chelodi, che a tu per tu con Mark Demez non indovina lo spiraglio giusto. Le squadre guadagnano gli spogliatoi per la seconda volta con l'Egna sempre saldamente in vantaggio. Pronti via nella terza frazione e i Pirati riaprono il match. Azione dietro porta di Stefan Unterkofler, che serve Philipp Platter, il quale di prima infila in fondo al sacco. Quinto gol stagionale per l'attaccante classe 87, che al 41-06 riapre di fatto i giochi. L'Appiano spinge per accorciare ancora. Tobias Ebner suggerisce per Lucas Martini, il quale viene contrastato ottimamente dalla parata di Martin Rizzi.
Con Daniele Delladio in panca puniti, la Piano si porta a meno 1. Campbell serve Pichler, il cui tiro respinto favorisce Deschenet che insacca. Al 52-50 va a segno ancora Deschenet, il quale realizza una doppietta nella serata del suo addio ad Appiano. Quindicesimo gol del canadese in questo campionato di A2. L'Appiano tenta il tutto per agguantare il pari. I gialloblu si affidano a Peter Campbell che, dopo aver ricevuto da Deschenet, conclude a lato. Il disco rimane comunque vivo e in zona neutra viene recuperato dalla formazione ospite con Enrico Chelodi che punta la porta avversaria ma conclude addosso a Mark Demetz. A spegnere le velleità dei padroni di casa ci pensa però Gil Mozzi, campanile dalla difesa di Pelletier e liscio da paperissima di John Coleman, e Federico Gil Mozzi non perdona. Al 53-35 il ventenne attaccante della bassa atesina mette la parola fine sulla contesa, sfruttando al meglio l'errore di valutazione di Coleman e dimostrandosi freddo quanto basta davanti alla porta. Finisce così 5-3 in favore del Legna, che spugna il ghiaccio di Appiano, interrompendo a 2 la striscia di successi consecutivi da parte dei Pirati. Legna, grazie ai 3 punti conquistati, torna al terzo posto della classifica di Serie A2.